Fino al 16 novembre, nella sede di Via Piave 21 dell'Archivio di Stato di Torino, è aperta la mostra Casimiro Teja sulla vetta dell'umorismo. Disegni, vignette e immagini del principe dei caricaturisti che visse a Torino nella seconda metà dell'Ottocento e fu direttore del Pasquino. Tema dominante è la montagna, in omaggio ai 150 anni della fondazione del Club Alpino Italiano. Questa grande mostra dedicata a Casimiro Teja è la più grande mai realizzata, poi in realtà Casimiro Teja non ha avuto molte mostre dedicate, è importantissima per le chicche che presenta, per esempio il viaggio da Torino a Roma, una sintesi dello spostamento della capitale da Torino a Firenze e poi da Firenze a Roma, e poi i suoi viaggi, i carnet de voyage, delle cose bellissime, importantissime. Lui era un giornalista, diresse Pasquino, e per Pasquino realizzò moltissimi reportage.